Gigi Gabetto, lei non ha avuto alcun tipo di esitazione nel momento in cui il presidente Cairo l'ha invitata per essere con il Torino oggi a Lisbona, anche nel ricordo del grande Torino che giocò la sua ultima partita il 3 maggio 1949. L'ho trovata una cosa meravigliosa perché io non avevo il coraggio di andare a Lisbona, non, avevo una specie di esitazione, però fatta dal Torino, così, dal presidente, tutto, l'ho trovata una cosa meravigliosa per la società, per il presidente, per tutte le persone che sono state toccate da quella morte incredibile. Un ricordo di Guglielmo Gabetto, il barone. Beh, ero piccolo, quindi in pratica quando è mancato poi avevo 7 anni, sono andato in collegio e quindi il ricordo mi ha seguito. Avevo promesso a mia mamma di laurearmi, ho cercato di fare il possibile e ho dedicato parte della mia vita per accontentarla. Nello stesso tempo poi a me piaceva giocare al football e sono riuscito è chiaro, ho provato al Torino, ma a quei tempi avevano già fatto l'esaurimento dei giocatori più bravi e allora mi ha preso subito la Juventus perché il collegio Valsalice dove mi avevano sistemato mi aveva dato il permesso per 2 giorni alla settimana di andare a fare allenamento. Eravamo io e Cavallito, tutti e due del Torino. Abbiamo fatto il nostro dovere, ma con una fatica incredibile perché sai, i due del Toro nella squadra della Juve faceva già un po' di fastidio. Se oggi dovesse dare un ricordo di suo papà, sulla base della sua esperienza personale, di quello che ha letto, di quello che poi ha scoperto, come lo ricorderebbe Guglielmo Gabetto? Ma era a parte un papà magnifico perché conosco l'avevano il Bar Vittoria, quindi diciamo avevano un'attrazione, finiva la partita e dato che ne vincevano tantissime, eccetera, il Bar Vittoria era sempre pieno così e lui offriva. Conoscola ovviamente, offriva il vino ma non lo champagne o cosa del genere ed era il posto più bello magari per far vedere che le partite si vincono anche fuori dal campo e quindi con l'aiuto dei tifosi, con l'aiuto di tutta la società ed era un Torino che perdeva poco e per cui poi mi stava insegnando qualche piccolo trucco non sono riuscito a espletarli tutti Perché anche lei era attaccante. perché ero numero 9, sapevo fare solo quello però ero un combattente abbastanza nato perché non so se si vede, un po' di deviazioni professionali ci sono state. E quindi poi di colpo proprio il Bar Vittoria dove è successo che il 4 maggio tutti si sono fermati a vedere cos'era successo, eccetera. Mia madre era alla cassa e si è vista tutta questa folla che voleva entrare, non voleva. E allora ha telefonato all'aeroporto e all'aeroporto gli ha detto: "Ma come, signora, lei non sa che l'aereo è caduto e sono morti tutti?" E di lì è cominciato il calvario che insomma. Io sono andato in collegio, mia mamma faceva i salti mortali per gestire il bar e tutto, e poi ho detto adesso provo ad andare a giocare. Ero a Valsalice, giocavo contro gli alberi che erano tutti grottoluti, eccetera, per farmi restituire la palla e poi sono andato appunto a giocare con la Juventus, ma
il mio cuore è sempre stato del Torino, ma Torino pieno.